libri suoi che mi ha dato suo fratello. No, ma io volevo dire a voi del qualche episodio locale e nel tempo in cui è nato proprio questo racconto, sì. Perché io l'ho vissuto, sono stato amico di Antonino e non era facile essere amico di Antonino. E vabbè, metto di qua, se mi date 5 minuti di tempo, non di più, va bene? Volevo dirvi, questo racconto è nato negli anni 60, i primi anni 60, la fine degli anni 50, perché in quel periodo noi a Casoli avevamo, lo dico con orgoglio, un circolo di cultura. Il circolo di cultura era stato pensato e realizzato proprio da Antonino, Alberto Del Pizzo, Giacinto Fiorentino, stavo io, Nino Di Carlo, eravamo giovanissimi allora, quindi era subito nel dopoguerra. Quando in Italia c'era quella contrapposizione netta tra Democrazia Cristiana, cultura cattolica da un lato e la cultura laica dall'altra parte. E quindi non facevamo altro che leggere il famoso Il Mondo, che è un giornale di Pannunzio, che era un settimanale, e noi aspettavamo l'uscita di questo giornale per discutere delle faccende politiche culturali di allora. E lo facevamo sotto casa mia, dove stava il fotografo, quella era la sede. Dove, avete capito dove stava adesso la sede dell'ACI? Quella era la sede. Vi racconto anche un episodio curioso. Il segretario del circolo era Ezio Carlino, quindi la bolletta della luce era stata intestata, l'utente era stata impostata a Ezio. La povera maestra, che aveva tanti già problemi con le imprese del marito, si trovò questa bolletta e disse: ma Ezio, ma come? Hai aperto un negozio e non mi hai detto niente. Ecco, per dirvi che noi abbiamo vissuto proprio questo periodo. E Antonino scrisse allora un articolo per Il Mondo, e il grande orgoglio anche noi che eravamo amici quando vide pubblicato questo articolo non so se era un saggio o qualcosa. Poi scrisse questo racconto e andammo tutti quanti a Teramo alla premiazione. Ci stava Antonino Acciavatti, che era un amico carissimo di Antonino, era stato offeso da ragazzi, no? Quando andammo là, uno disse: no, voi non potete entrare. Come? Disse Antonio. Noi siamo i vincitori. E entrammo di corsa a sederci per ritirare questo premio. Questo premio che allora fu un fatto eclatante, perché poi Antonino ha scritto quello che ha scritto, è stato quello scrittore che è stato, secondo me, uno scrittore che è stato sfortunato, nel senso che ha avuto meno di quello che ha dato nel campo della cultura e nei libri successivi. Per esempio c'è quel famoso libro Ragionamenti ed altre prose, che è un'opera omnia, secondo me, di tutta la sua produzione, perché poi ha scritto anche tanti altri libri di facile lettura, piani, scorrevoli, gentili, come la maestra supplente, e tutti gli altri. Volevo solo dirvi che, cioè, allora, in quel periodo, a Casoli c'era un certo fermento, era quel fermento che veniva fuori dalla lunga e privazione che c'era stata prima, e quindi noi ragazzi, io avevo 18 anni quando... noi ragazzi avevamo un'ansia proprio di ritrovare certi valori, e li discutevamo molto, perché c'era l'atmosfera cattolica dominante,
no, anche dal punto di vista proprio locale, delle manifestazioni, eccetera. E c'era questa parte, tant'è vero che non riuscivamo nemmeno a essere comunisti, scusate la frase, perché c'era questa tendenza, però non si accettava, tant'è vero che poi da quel nucleo venne fuori il Partito Socialista Democratico Italiano, quello che si chiamavamo i piselli, insomma. Questo è tutto e lascio. Volevo solo dare una testimonianza concreta di questa attività che Antonino ha svolto qua. Scusatemi.